Presidente Fanti, eccoci qua. Allora, abbiamo sentito un po' Buongiorno. tutti gli altri dirigenti scolastici. Lei cosa ci può dire? Quando aprirà, la scuola nel vostro istituto comprensivo? Allora, stiamo definendo insieme agli organi collegiali. Oggi abbiamo fatto il collegio, nelle sedi che sono, nelle scuole che sono sedi di seggio, noi ci avvarremo della proroga, concessa dalla Regione Siciliana, quindi che indicava il 24. Noi sceglieremo possibilmente il lunedì successivo, il 28, recuperando poi le giornate che mancano. Nelle scuole che non sono sedi di seggio inizieremo regolarmente il 14. Ah, ecco, quindi quali sono quelle che non sono sede di seggio, diciamo? Allora, quasi tutta Salina. Per il Perfetto, resto quindi tutta Salina praticamente non inizierà il 14, ecco, diciamo inizia il così. 14. Invece Lipari e le isole minori inizieranno il 28. Ecco, quali problemi ci sono a Lipari in questo momento? Allora, mentre nelle isole minori io non ho problemi di spazio e di distanziamento perché ho grandi edifici spaziosi a norma con piccoli numeri per quanto riguarda le classi, nel plesso di Lipari Centro ho dei problemi perché è un plesso molto numeroso, consideri che abbiamo circa 400 alunni solo in quel plesso di infanzia e di primaria e sono circa un po' meno di 200 i bambini dell'infanzia. Per quanto riguarda la primaria, io riesco, essendo bambini più grandi, a garantire il distanziamento. Ho studiato un po' tutti gli spazi, anche avvalendomi di eventuali sdoppiamenti che possiamo fare grazie alla presenza di due laboratori, del palazzetto che ci permette di andare a fare la motoria e del parco giochi. Per quanto riguarda l'infanzia, è necessario un distanziamento maggiore perché sono bimbi piccoli, non li tieni fermi. Quindi, naturalmente, c'è bisogno di organizzare nello stesso spazio, far stare meno alunni. Infatti, io ho segnalato questa problematica a tutti gli uffici scolastici, sia di Messina, Palermo che a Roma. Ho segnalato la necessità di 5 aule aggiuntive. Ho chiesto l'organico corrispondente, quindi 5 docenti in più, 5 collaboratori scolastici e l'organico lo stanno, il MIUR lo sta mandando. Ora, abbiamo fatto degli incontri con il comune per vedere di risolvere questa problematica, ma ancora non abbiamo avuto una risposta. Ecco, Preside, il comune dovrebbe darvi la disponibilità di locali, stanno cercando dei locali per l'infanzia, ecco. Esatto, è perché per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e primaria è il comune che si occupa di fornire i locali E adeguati. sappiamo finora che hanno ricevuto dei dinieghi, anche clamorosi, e questa situazione preoccupa un po', no? Eh Perché sì. già ci troviamo al 4 di settembre. Esatto, quindi qui mancano 20 giorni all'inizio della scuola e non abbiamo ancora la soluzione. Ora, il discorso è questo che tutto sommato il MIUR e il MEF hanno messo a disposizione delle scuole dei piccoli contributi e noi faremo fronte per quanto riguarda tutto l'aspetto della igiene, igienizzazione, segnalazioni, segnaletica, eccetera. Però i Contributi, comuni. contributi anche per i docenti, no? Per eventualmente incaricarne quelli necessari. Sì, contributi sì, più che per i docenti, per figure esterne come il medico del lavoro, eventualmente lo psicologo, il responsabile della sicurezza, eccetera. I comuni hanno ricevuto dei contributi per quanto riguarda sia lavori di risistemazione, di manutenzione, infissi, diciamo, sistemazione dei locali esistenti, ma anche dei contributi per eventuali affitti. Ecco. Quindi pare incredibile che in tutta Lipari, che insomma è una cittadina di più di 10.000 abitanti, correggimi se sbaglio, è possibile che non si trovino dei locali da affittare, speriamo per un periodo breve, insomma non sarà una questione di anni, noi pensiamo che possa essere Ma è una questione possibile, di mesi. dottoressa, è possibile, professoressa, che in tutti i plessi scolastici ora non si trovino appunto le aule necessarie? Cioè, ne occorrono quante? Ne occorrerebbero quante per l'infanzia? 4, 5? 5? 5, 5, 5. E 5 aule magari dislocate in tutti gli istituti? Cioè, fra tutti gli istituti non si trovano. Infatti anche questa è una cosa strana perché
Per carità, io non voglio assolutamente discutere gli edifici degli altri istituti, ma noi sappiamo che, per esempio, nel plesso di Canneto c'è qualche disponibilità, forse i plessi delle frazioni. Certo, è una questione che deve discutere il comune con i dirigenti interessati e poi soprattutto nel caso in cui questi edifici scolastici non siano adeguati, occuparsi di Sì, rinvenirne altri è chiaro edifici. perché immaginiamo cosa significa anche trovare dei locali esterni alle scuole, quindi delle case, delle abitazioni o degli appartamenti o anche dei locali pubblici che non abbiano i bagni adeguati, no? Perché si tratta sempre di bambini, quindi è anche questo un aspetto un po' da valutare, ecco perché magari forse non si trovano, questo contribuisce a peggiorare la situazione. E sono contento di questa intervista con lei perché possiamo lanciare un appello attraverso il nostro giornale perché, vabbè, sollecitiamo chi di dovere, quindi l'assessore a non demordere e a cercare una soluzione che deve trovare più presto, ma anche i privati se sono disponibili a mettere a disposizione i loro locali, no? Certo, addirittura è stata firmata una convenzione tra l'assessore regionale La Galla, l'assessore alla pubblica istruzione regionale, dottor La Galla, e il Vaticano, diciamo, il vescovo, per cui i vescovi mettono a disposizione eventuali locali di proprietà della Chiesa, e anche questa potrebbe essere una strada da seguire. Certo, questo Sì, non lo possiamo. sappiamo di un tentativo anche per il Palazzo Vescovile, però non abbiamo notizie, non sappiamo come è andata a finire. Speriamo bene, certo, noi siamo fiduciosi perché veramente si tratterebbe di una situazione molto, molto, molto grave. In questo momento resterebbero fuori dalla nostra scuola circa 70 alunni. E 70 consideri alunni. 70, sono tanti, perché noi abbiamo avuto una grande richiesta. Negli ultimi anni la scuola dell'infanzia di Lipari è cresciuta moltissimo, perché abbiamo avuto, grazie alle docenti bravissime, soprattutto Maria Grazia Rizzo, che è la mia coordinatrice dell'infanzia, che è una persona eccezionale, abbiamo avuto proprio delle innovazioni. Abbiamo organizzato le sezioni per anno, quindi divisi per anni omogenei, quindi dedichiamo, diciamo, a ogni età la giusta offerta di attività e di formazione. Quindi effettivamente abbiamo avuto un grande riscontro dalle famiglie che ci hanno scelto. E questo sarebbe un peccato, andrebbe perso tutto questo lavoro proprio di accoglienza e di formazione per i più piccini. Abbiamo fatto addirittura dei PON per i piccoli, dei corsi proprio di uso del tablet per i bambini di 5 anni che poi sarebbero entrati in prima. Quindi veramente è una scuola di eccellenza che in questo momento perderebbe una fetta di alunni che resterebbe Professoressa, qua. immagino che anche da voi i banchi non siano arrivati. Immagino che anche da voi i banchi non siano arrivati, no? No, non sono arrivati ancora, no. Ecco, Infatti, e questo vi preoccupa pure? ci stiamo organizzando con quelli che abbiamo. Certo, la situazione, un conto è organizzare un'aula col banco monoposto che ottimizza lo spazio, un conto è adeguarci con i nostri banchi, alcuni da uno, alcuni da due, comunque può sedere sempre solo un alunno. Non so se ha visto Certamente. sui social una foto che gira con i banchi sistemati a scalare, no? In modo tale che ci sia la giusta distanza. Ecco, questo può essere anche una Sì, soluzione. Poi non so se è approvata, o approvabile. le stiamo provando tutte. Guardi, io ho passato l'estate a contare le mattonelle di tutti i miei edifici, di tutte le mie aule, a studiare tutte le soluzioni possibili. Noi ce la mettiamo tutta perché per noi riaprire la scuola è una priorità assoluta. E, diciamo, ci stiamo buttando con grande coraggio in questa avventura perché la situazione in tutta Italia è piuttosto delicata. C'è un aumento dei contagi e questo lo sappiamo tutti. Quindi riaprire le scuole è un po' una scommessa, veramente, è una sfida grande. Però dobbiamo avere la collaborazione e lo sforzo e l'impegno di tutti gli attori del territorio. Quindi io rivolgo ancora un appello a Tiziana, che è una bravissima, un assessore capacissimo in gamba, di aiutarci e di non dimenticarci. Ecco, immagino pure che lei voglia fare un appello alle famiglie perché ammesso che si tornerà con tutto quello
che si deve avere, quindi le aule disponibili, è chiaro che molto dovranno fare anche le famiglie, perché questa è una situazione un po' particolare e delicata, no? Sì, senz'altro. Infatti, sì, è giusto. Grazie di questo spazio che mi viene concesso. La cosa importante che io raccomando è di occuparsi di questo problema della temperatura. Quindi di fare molta attenzione che i bimbi non vengano a scuola con linee di febbre, perché per noi in quel momento si crea il punto critico. Noi sappiamo le Ovviamente, indicazioni. ovviamente possiamo smentire che nessun bimbo verrà segregato così come girava. No, Ecco, perché già i genitori sono assolutamente. preoccupati. No, assolutamente, immaginiamo, no, assolutamente. Però certo, un bimbo con la febbre può creare un momento di criticità. Quindi per piacere controllare sempre questa cosa. E poi adesso noi pubblicheremo sul nostro sito tutto il vademecum, diciamo, del comportamento per quanto riguarda lo zaino, quello che i bimbi devono avere nello zaino, per quanto riguarda l'uso della mascherina, e anche cambierà. Certo, purtroppo l'aspetto più, diciamo, più preoccupante, anche più deleterio, è che cambierà la modalità di stare in classe. Noi eravamo abituati a una lezione dinamica, giocosa, allegra, fatta anche di movimento, di gioco. Tutto questo sarà inibito, purtroppo sarà inibito da questa, diventeranno aule e classi rigide. Grazie professoressa, ci aggiorniamo allora. Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro.